Siamo con il sindaco Massimo Ciarente, abbiamo fatto un percorso su Piazza Palazzo e iniziamo le domande. E la prima domanda che volevo farle era: quale funzione ha la Piazza Palazzo nel corso di tempo? Piazza Palazzo nel corso del tempo, a parte che è una delle piazze importanti della città da un punto di vista, tra virgolette, sentimentale, perché è la piazza del liceo classico, cioè gli studenti del liceo classico andavano lì fermandosi a bere all'Agemuto, che era questa, contando con questo mascherone che aveva questo. Angelo Muto, per il quale c'è una storia anche carina, perché moltissimi anni fa ci fu un artista importante che fece un intervento di sostituzione di quel mascherone in un'opera d'arte che non era neanche male e che fu rimossa fuori di popolo perché il popolo le vuole l'Angelo Muto. Quindi c'era questo aspetto. È stata per anni il riferimento anche di una struttura sociale importante, c'era orfanotrofio, poi è diventato l'ente comunale di assistenza e c'era il tribunale della città, è vero che c'era un bar che si chiamava Bar del Tribunale, poi il tribunale andò via e lì si trasferì il comune là, Cina, qui venne la città. Là, il palazzo della città. Io l'ho conosciuto in quella fase. Io un ricordo lontanissimo in occasione dei moti del capoluogo, la prima volta che entravo nella sala del Consiglio Comunale, era ancora, credo, nella sede di Santa Maria Raccomandata. Ma per me Piazza Palazzo è sempre stata la piazza del comune. Ed è stata anche poi la piazza quando io ho fatto cominciare a fare il consigliere comunale, poi fino al giorno del sisma è stata la piazza dove io andavo a lavorare la mattina. Era una piazza che io amavo molto, devo dire. E quando ero ragazzo, ragazzino, c'era il parcheggio per le motorette, quindi parcheggiavo lì. Se andava lì, io venivo dal liceo, frequentavo il liceo scientifico, quindi si andava lì per vedere e annotare le ragazze, le coetanee che frequentavano il liceo classico, perché chissà perché ci si innamorava soprattutto quelle del liceo classico che si vedevano dopo 2 anni di scuola e viceversa, tutte quelle del liceo classico vedevano l'eterna storia del ratto di Sabina, dell'erba del liceo sempre più verde. E, no, ve lo ricordo molto bene. Dopodiché ricordo che io porterò sempre con me, perché è stato stroncato probabilmente, è che quando io mi insegnai, era nel maggio del 2007, decisi che Piazza Palazzo venisse depenalizzata. Era piena sempre le macchine, i consiglieri comunali, gli assessori, era una cosa. Io dissi pedonalizziamola e io ho notato una cosa che è diventata per me educativa. Io avevo questa finestra che affacciava, avevo il mio ufficio che affacciava con 2 finestre sulla piazza e ho scoperto che quando tu togli la latta delle auto, piano piano, un po' come gli animali esploratori delle formiche, ritornano le persone. E piano piano è tornato un rumore bellissimo che dei ragazzini giocando a pallone proprio sotto il portone del municipio. E poi piano piano furono i vecchietti a riconquistare qualche panchina. Io ricordo l'estate del 2008 che a una certa ora le persone occupavano questa piazza. Questo è il ricordo che io ho fatto. Poi una piazza signorina anche con bei. Quelli sulla destra scendendo verso l'università, secondo me sono molto belli, sono già stati costruiti tutti. I tempi saranno lunghissimi drammaticamente per il palazzo,
significativo nella storia, significato significativo nella ragazza, anche personale, per esempio, non c'è. Per raccontarlo. Personale? Personale ricordo la prima volta che entrai con il consigliere comunale, che fu emozionante, poi invece nelle altre due ricordi duri. Lì ci fu lo sfondamento il giorno del popolo delle carriole, voi lo ricordate poco perché sono passati 8 anni e siamo molto giovani. Quella mattina c'era un blocco che era stato istituito dall'allora prefetto che chiudeva proprio l'altezza dell'inizio, qui è 4 Antofi, no? Nel cuore del cuore della città, Cardine Romano si incrocia, e la gente esasperata perché si cominciava a capire in quel momento quello che in effetti era accaduto, sfondò e fu un momento difficile che non si sapeva come risolvere, mi trovai da solo a salire su una panchina con un megafono e a parlare alla gente. Però quello fu un momento difficile che addirittura coincise con l'allontanamento del TG1 di una giornalista, importante del TG1, che la sera capì, perché fu un po' aggredita per la protestazione dei cittadini che usavano il TG1 di non raccontare la verità sull'acqua, di essere il figlio governativo, lei riportò questa cosa e fu rimossa da video. Quello fu un momento molto difficile, poi un altro, quando la città era veramente, e convocammo il consiglio comunale con un freddo che voi non avete idea, un giorno freddissimo, svolgevo un consiglio comunale in mezzo alla città, entrando nella piazza sul lato sinistro, montavo questo tavoletto. C'era un po' di sedie per il consigliere, c'era un freddo terribile, alle spalle mi ricordo che mi girava macelli che erano stati espulsi dai palazzi perché erano una cosa contro la vita, si svolse per questo consiglio. Poi ricordo che ero quando il consiglio, la notte si finì molto tardi. Io dovevo girare la città di Frazione per vedere cosa fosse successo. Ricordo, non scorderò mai questa cosa, quando cominciò a vedere un po' di riferimento, poi cominciò a vedere il centro storico, passavo un po' giù, buio, la città c'era sui gatti e in alcuni punti. Sotto dove c'era Veneto, chi li caduti, e mi ha detto un po' che gli corpi erano sul lato. Lì, a parte che non c'era una via, probabilmente era un po' che mi ha la paura. Una cosa che non c'è. La paura anche proprio di fare tante cose che non è meglio. Però me la voglio ricordare bene ai soli con la mia spinta rossa che parcheggiavo lì alla testa di Piazza Palazzo.
anche per farmi vedere i ragazzi ci hanno capito. Ci facevano nel terremoto, ma quando, si sa quando iniziano per esempio i lavori, abbiamo parlato di comunicazione di guerriglia. Ah, guarda, io cioè, la ditta ha preso i lavori e abbiamo inserito i soldi, cioè, i soldi sono guardati in gioco. Ma in Italia è possibile fare un'opera pubblica in termini cioè, all'Aquila sì, questa cosa si sta vedendo in modo abnorme. Perché? Perché siamo l'unico posto in Italia dove c'è una concentrazione di lavori pubblici per milioni di euro, perché con la crisi economica c'è stato un blocco da parte quasi tutti i comuni e enti pubblici per il discorso del patto di stabilità, una cosa un po' complicata, allucinante, che ha bloccato anche economicamente il paese, con il volano, no? Il detonatore dell'economia che fa scoppiettare il motore, no? È sempre edilizia. Di fare, no? E l'Italia è bloccata per il patto di stabilità, quello che può. Però anche lì dove si può partire, nel nostro caso, che abbiamo tantissimo, e realizzare un'opera. Cioè, guarda, io vi faccio un esempio: non c'entra nulla con Piazza, però secondo me è ancora più diciamo così, problematico. Ed è la scuola, diciamo, che è la scuola di Micis, la scuola che ho di fronte alle mie nonne, ai miei genitori, la scuola dove mia nonna giovanissima può fare le sue pezze di maestri, è la scuola, tutto quanto è la scuola, io, pur non abitando al centro, ho fatto quella scuola. Ebbene, le ragazze per l'acqua, credo, la Pausini, la Nannini, raccolse 1 milione di euro. Poi sono arrivati i soldi, c'è stata la progettazione, c'è stata la realtà. Sono oltre 2 anni e mezzo che siamo invischiati nelle vicende dei ricorsi. 2 anni e mezzo, un paese normale, e noi già avremo la scuola, il dato che sarà portato indice sicurezza. Sicurezza sismica, noi già avremmo potuto dire di aver portato una scuola nella città. E invece io credo che non si parli per ora, non si parli per ora di partire con i lavori, perché c'è stata una recentissima sentenza, stanchissima di sbarchi, invita a spacchettare appalto, cosa che sempre il rettorato farà, credo che passerà un guaio, questo è il problema. E il mio rammarico, guarda. Io lascio tante quelle opere pubbliche che in futuro sì, non successo soffrirà di una tendinite dell'alluce, cioè forse tagliare con le forbici nastri. Ma non pensi costui di farsi venire questa tendinite, a mio avviso, prima di 2 anni, anche 3 anni, perché i tempi in Italia sono questi della Roma. Strategico che ci ha salvato, noi il piano strategico l'avevamo fatto
strategico è una cosa facilissima. Chiami tutti, si chiamano stakeholders, in inglese vuol dire tutta la classe dirigente, no? Chiamano, non so, sindacati, il mondo delle imprese, il mondo delle professioni, il mondo della scuola, chiami l'università, chiami anche i cittadini a svolgere un tempo, compito di classe. E che cosa faremo per questo territorio? Che farà di qui al 15? Io nel 2008, gennaio 2008, facevo una ciao larga 2020. Tutti mi prendevano in giro. Come sono di questo anno? Fortunato.